Stamattina cominciano i lavori per la realizzazione del primo nido comunale al Vomero e all'Arenella, anzi in particolar modo all'Arenella, anche se recentemente abbiamo inaugurato una ludoteca e prossimamente un altro spazio bambini e bambini sarà inaugurato alla scuola Pisciceli. Stiamo lavorando con l'Istituto dei Tumori Pascale perché vogliamo realizzare lì un nido aziendale. Parte di questi posti saranno messi a disposizione per i cittadini del Rione Alto. Sono iniziati dunque i lavori per l'asilo nido comunale Il Cucciolo all'interno dell'istituto comprensivo Sabatino Minucci in via Bernardo Cavallino nella quinta municipalità, l'unica finora ancora sprovvista di asili nido pubblici. Si prevede che tutto sia pronto per il prossimo anno scolastico. Questo è il primo nido, ma naturalmente non l'unico, perché con i fondi PAC pensiamo poi di aprirne anche un altro nel territorio dell'Arenella, in modo tale che Vomero e Arenella possano avere un'offerta pubblica degna di questo nome. Ci tengo a ribadire pubblica perché è un momento in cui effettivamente i comuni sono investiti completamente del segmento 03, che non trova spazio neanche nei documenti della buona scuola, ma noi continuiamo a credere che anche l'asilo nido debba essere una competenza pubblica. È un bel segnale, si avvertiva la mancanza ed è bello che sia comunale, che sia pubblico e che si aggiunge a diversi asili nido che negli ultimi 3 anni sono stati aperti. Poi si sta lavorando anche su ludoteche, anche su una partnership tra pubblico e privato in altre zone. Recentemente a via Pietro Castellino c'è stata una ludoteca. Insomma, l'impegno è forte, qua l'obiettivo è aprire le iscrizioni in primavera in modo che da ottobre ci saranno i primi bambini, saranno 30, quindi un bel risultato. Non sarebbe male.